Oggi ci occupiamo di una nuova grandezza fisica chiamata quantità di moto. Per introdurla esaminiamo un problema pratico. Supponiamo di avere due carrelli dotati di ruote, due carrelli identici, quindi hanno le stesse dimensioni e anche la stessa massa, sono poggiati su un piano orizzontale, questo rappresentato in bianco. Inoltre, nello spazio tra i due carrelli, è interposta una molla, questa rappresentata in rosso, una molla compressa. Per evitare per il momento che i due carrelli si allontanino l'uno dall'altro, vi è un filo che lega insieme i due carrelli, questo rappresentato in verde, che fa in modo che la molla resti compressa. Abbiamo detto che i carrelli hanno masse M1 ed M2 identiche, quindi per ora l'ipotesi è che M1 sia uguale ad M2. La molla è compressa, nel momento in cui noi dovessimo tagliare questo filo verde mediante una forbice, la molla potrebbe esercitare la sua forza spingendo il carrello numero 1 verso sinistra e il carrello numero 2 verso destra. Poiché la situazione per quanto riguarda i due carrelli è perfettamente simmetrica, cioè i due carrelli vengono spinti dalla stessa molla e hanno la stessa massa, è abbastanza facile immaginare che i due carrelli acquisteranno due velocità, una rivolta verso sinistra e una rivolta verso destra per i due carrelli. Due velocità uguali almeno per quanto riguarda il valore numerico. Chiamiamole V1 e V2. Quindi è abbastanza facile immaginare, ed effettivamente l'esperienza effettuata nella realtà lo dimostra, che la velocità V1 e la velocità V2 hanno lo stesso valore numerico. Se il primo carrello si muove verso destra con una velocità di 2 metri al secondo, 2 metri al secondo sarà anche la velocità del carrello che si muove verso sinistra. Quindi in questo caso abbiamo un'uguaglianza delle velocità. Immaginiamo adesso di ripetere lo stesso esperimento con due carrelli diversi. Stavolta le due masse dei due carrelli, M1 ed M2, lo vediamo anche dalle dimensioni in cui è stato fatto il disegno, sono diverse. Quindi stavolta M1 è più grande della massa M2. Supponiamo per il momento che sia M1 uguale 2 volte M2. Per esempio, se la massa M2 è di 1 kg, supponiamo che la massa M1 sia di 2 kg. Quindi la massa del primo carrello di sinistra è il doppio della massa del carrello di destra. Abbiamo sempre la stessa molla, inizialmente c'è questo filo verde che impedisce l'allontanamento dei due carrelli, ma di nuovo se noi effettuiamo un taglio su questo filo verde, i due carrelli sono liberi di allontanarsi sotto la spinta di questa molla che inizialmente è compressa. I due carrelli ricevono la stessa forza, ce lo dice la terza legge della dinamica, e comunque la molla che li spinge è la stessa, quindi uguale è la forza con cui vengono spinti i due carrelli. Però c'è un problema, stavolta le masse non sono uguali. L'esperienza ci insegna, ed è anche abbastanza intuitivo capire, che il carrello di massa maggiore verrà lanciato verso sinistra, sì, ancora come nell'esperimento precedente, ma con una velocità più piccola di quella di lancio del carrello di massa minore. Quindi stavolta la velocità V1 del primo carrello e la velocità V2 del secondo carrello non obbediranno alla stessa relazione che abbiamo visto prima. Anzi, V1 risulta essere più piccola della velocità V2. Il carrello di massa maggiore si muove più lentamente, il carrello di massa minore si muove più velocemente. Però una semplice relazione di disuguaglianza non ci dice molto sulla relazione esistente fra massa e velocità. Se si effettuano le misure, per esempio si fa vedere quanto spazio percorre il primo carrello verso sinistra in un fissato intervallo di tempo e quanto spazio percorre il carrello di destra nello stesso intervallo di tempo, e si vanno a calcolare le velocità V1 come lo spazio percorso dal primo carrello rispetto al tempo e V2 come lo spazio percorso dal secondo carrello rispetto al tempo, si osserva che la velocità V1 risulta essere la metà della velocità V2. Cioè si riscontra questa relazione. V1 uguale a V2 mezzi. Per esempio, se la velocità V2 risulta essere di 5 metri al secondo,
la velocità V1 risulta essere di 2,5 metri su secondo. Quindi il rapporto che abbiamo riscontrato tra le masse, la massa M1 è il doppio della massa M2, viene riscontrato anche qui tra le velocità. La velocità V2 è il doppio della velocità V1, però il rapporto è inverso. A velocità più bassa corrisponde massa più alta e viceversa, massa più piccola corrisponde velocità maggiore. Cioè, quello che si osserva sperimentalmente effettuando le misure in una situazione del genere è che vale questa relazione. Il rapporto tra le masse dei due carrelli è uguale al rapporto inverso delle due velocità raggiunte. Si può osservare che questa relazione, come caso particolare, è rispettata anche nel primo esperimento. Nel primo esperimento noi abbiamo detto che le velocità sono uguali e anche le masse sono uguali. Allora, quando noi facciamo il rapporto tra le masse M1 su M2, questo risulta essere uguale a 1, in quanto le due masse sono uguali. Ma anche il rapporto tra le velocità, V2 su V1, scritto come rapporto inverso, dà valore 1, in quanto le due velocità sono uguali. E allora anche qui il rapporto tra le due masse è uguale al rapporto inverso delle velocità. Beh, qui avremmo potuto scrivere anche il rapporto nella forma diretta, però questo è un caso particolare. Quello che viene che osservato è che in generale, quando le masse sono diverse, viene rispettata l'uguaglianza dei rapporti all'inverso, cioè il rapporto delle masse è uguale al rapporto inverso delle velocità. Possiamo anche dire che le masse dei due carrelli e le velocità raggiunte dopo il lancio sono inversamente proporzionali. Possiamo scrivere questa relazione di proporzionalità inversa anche in un modo diverso. Possiamo portare questa relazione di uguaglianza a forma intera, moltiplicando cioè per il minimo comune multiplo dei due denominatori. I denominatori sono rispettivamente la massa M2 e la velocità V1. E allora il minimo comune multiplo è pari al prodotto della massa M2 per la velocità V1. Moltiplicando i due membri di questa uguaglianza per il minimo comune multiplo osserviamo che a sinistra otteniamo M2 per V1 moltiplicato M1 su M2 e a destra otteniamo M2 per V1 per V2 su V1. Per essere chiari, ho moltiplicato entrambi i membri dell'uguaglianza precedente per lo stesso fattore, cioè il minimo comune multiplo tra i due denominatori. Osserviamo adesso che qui si semplifica la massa M2 in quanto si trova a moltiplicare e a dividere, mentre a destra si semplifica la velocità V1 che si trova a moltiplicare e a dividere. Possiamo quindi scrivere ciò che rimane dopo le semplificazioni. Abbiamo che la velocità V1 moltiplicata per la massa M1 è pari alla massa M2 moltiplicato alla velocità V2. Mettiamo un po' d'ordine e decidiamo sia a sinistra che a destra di mettere prima la massa e poi la velocità, tanto per la moltiplicazione vale la proprietà commutativa. M1V1 è uguale ad M2V2. Osserviamo bene questa uguaglianza. Quello che possiamo osservare è che dopo il lancio dei due carrelli, anche quando questi hanno masse diverse, il prodotto massa-velocità per il carrello numero 1 è uguale allo stesso prodotto massa-velocità calcolato però per il carrello numero 2. Quindi, sperimentalmente, si ottiene una nuova legge fisica. Nel lancio di due oggetti che esercitano fra di loro una forza uguale o opposta, legata cioè alla terza legge della dinamica, in quanto la molla permette ai due carrelli di spingersi l'uno rispetto all'altro, se i due oggetti vengono lanciati quando inizialmente sono fermi, le velocità di lancio combinate con le masse danno luogo a questa relazione. Il prodotto massa-velocità di ognuno dei due carrelli coincide per i due carrelli, anche quando questi hanno masse diverse. Questa qui è, in una prima bozza, una nuova legge di conservazione. Chi ha già studiato la legge di conservazione dell'energia meccanica sa che esiste una grandezza, che nel caso in cui agiscono forze conservative, si mantiene invariata nel tempo ed è l'energia meccanica totale, data dalla somma di energia potenziale più energia cinetica. Qui stiamo osservando che c'è un'altra grandezza che manifesta una relazione di uguaglianza tra due entità diverse che interagiscono fra di loro.
Bene, questa grandezza è il prodotto massa-velocità. Visto che stiamo osservando che ci sono situazioni come questa, in cui questa grandezza gioca un ruolo importante, diamo a questa grandezza un nome. Il prodotto massa-velocità da questo momento in poi viene indicato con la lettera P e prende il nome di quantità di moto. O anche momento lineare. Quantità di moto, momento lineare. La prima denominazione è quella più diffusa nei libri di testo, almeno quelli scritti in italiano. Possiamo osservare inoltre che nella situazione che abbiamo esaminato, tra l'inizio e la fine del processo che abbiamo esaminato, cioè il lancio dei due carrelli, all'inizio abbiamo due carrelli fermi. Se i due carrelli sono fermi, le quantità di moto di questi due carrelli, visto che la loro velocità è nulla, è zero. Dopo il lancio, invece, i due carrelli hanno una quantità di moto legata al fatto che hanno una velocità in base alla definizione che abbiamo dato. Quindi, se noi andiamo a guardare il valore delle quantità di moto calcolate all'inizio, quantità di moto del primo carrello calcolata all'inizio, questa è 0 in quanto è 0 la velocità. Quantità di moto del secondo carrello calcolata all'inizio è 0 in quanto è 0 la velocità. Invece alla fine abbiamo la quantità di moto del primo carrello, quantità di moto finale del primo carrello, che è diversa da 0 ed è pari ad m1v1. La quantità di moto del secondo carrello, indicata con P2 finale, P2F, è pari alla massa del secondo carrello per la velocità v2. Se dobbiamo essere in grado di scrivere una legge di conservazione, cioè trovare una legge che ci dice che c'è una grandezza, quella che adesso che abbiamo chiamato quantità di moto, che si conserva durante il processo di lancio di questi due carrelli, qui siamo un attimo in difficoltà, almeno nel modo in cui abbiamo definito questa grandezza. Infatti la quantità di moto totale, quantità di moto totale dei due carrelli all'inizio, definita come somma delle due quantità di moto, è 0, mentre se allo stesso modo calcoliamo questi all'inizio, se alla fine del processo di lancio calcoliamo la quantità di moto totale, otteniamo P1 finale più P2 finale, diverso da 0, in quanto adesso le due quantità di moto finali sono diverse da 0. Quindi se definiamo la quantità di moto in questo modo, come somma dei valori numerici delle due quantità di moto calcolate per i due carrelli, ci accorgiamo che all'inizio la quantità di moto è 0, alla fine la quantità di moto è diversa da 0, in quanto è la somma di due grandezze diverse da 0. E così come le abbiamo definite, sono due grandezze positive, quindi la somma fa certamente un numero diverso da 0. Allora, non sembra che questa nuova grandezza chiamata quantità di moto sia soggetta ad una legge di conservazione, a meno che non teniamo conto di un fatto che fino adesso abbiamo trascurato. Osserviamo di nuovo lo schema dei due carrelli. Le due velocità V1 e V2 hanno versi opposti. Il carrello numero 2 si muove verso destra, il carrello numero 1 si muove verso sinistra. Evidentemente, forse, nel definire la quantità di moto dobbiamo tenere conto del verso della velocità e anche della direzione. Le velocità, infatti, sono grandezze vettoriali. E allora, se noi dobbiamo definire la quantità di moto come prodotto della massa per la velocità, forse dobbiamo tenere conto anche della natura vettoriale della velocità. E così faremo. La definizione completa di quantità di moto, infatti, è la seguente. La quantità di moto di un punto materiale di massa m che si muove a velocità v è per definizione un vettore che è dato dal prodotto della massa per la velocità. Possiamo osservare che il prodotto che stiamo qui eseguendo è il prodotto tra una grandezza scalare, la massa, che è espressa semplicemente da un numero, per una grandezza vettoriale, la velocità, che oltre a essere espressa da un numero, richiede anche una direzione e un verso. Di conseguenza, questo prodotto dà luogo ad un vettore. Il vettore è quantità di moto. Quindi, se il punto materiale di massa m si sta muovendo con una velocità v, essa ha una quantità di moto
che è rappresentato da un vettore che ha la stessa direzione e verso della velocità. Sto rappresentando la quantità di moto in blu. Solo che il valore numerico della quantità di moto si otterrà moltiplicando i valori numerici di massa e velocità. Per capire meglio questa definizione facciamo un esempio. Se un oggetto ha una massa di 2 kg e si sta muovendo con una velocità di 10 metri su secondi, la sua quantità di moto come valore numerico è data dal prodotto della massa per la velocità, quindi avremo 2 kg per 10 metri su secondi, ovvero 20 kg per metri su secondi. Questa combinazione di unità fondamentali, chilogrammi, metri e secondi, è l'unità di misura della quantità di moto nel sistema internazionale. Adesso torniamo, dopo aver definito la quantità di moto come grandezza vettoriale, torniamo al problema dei due carrelli. Riesaminiamo il calcolo della quantità di moto totale, tenendo conto adesso della natura vettoriale di questa grandezza. All'inizio i due carrelli hanno quantità di moto 0 e questo l'abbiamo stabilito, quindi la quantità di moto totale iniziale è certamente nulla e su questo non cambia nulla avendo dato natura vettoriale alla quantità di moto. Vediamo invece cosa succede alla quantità di moto totale calcolata alla fine. Questa è data dalla massa m1 per la velocità v1 più la massa m2 per la velocità v2. Ora noi sappiamo che la velocità v1 e la velocità v2 hanno versi opposti. Una è un vettore rivolto verso sinistra e un'altra è un vettore rivolto verso destra. Inoltre i valori numerici di queste due velocità sono inversamente proporzionali alle masse, cioè il rapporto v1 su v2 è pari al rapporto m2 su m1. Questo permette di esprimere una delle due velocità in funzione dell'altra. Infatti, se adesso noi andiamo a moltiplicare entrambi i membri di questa uguaglianza per la velocità, v2, otteniamo v1 su v2 per v2 uguale ad m2 su m1 per V2. C'è adesso una semplificazione, V2 e V2 si semplifica e otteniamo che V1 è uguale al rapporto tra le due masse, M2 su M1 per V2. Se adesso teniamo conto dei versi opposti, per poter scrivere una relazione fra due velocità tenendo conto delle direzioni e dei versi, dobbiamo aggiungere un segno meno a questa relazione. Precisamente scritta in forma vettoriale, questa relazione diventa V1 uguale a meno il rapporto tra le due masse, M2 su M1, per V2. In questo modo si tiene conto, avendo aggiunto i simboli di vettore, del verso opposto. Il segno meno corregge il verso opposto del vettore V2 per poter ottenere il vettore V1. Adesso questa relazione la utilizziamo sostituendola al vettore v1 nel calcolo della quantità di moto. Quindi al posto di v1 comparirà l'espressione meno m2 su m1 per v2. Quindi riscriviamo il valore della quantità di moto totale tenendo conto di questa espressione. Otteniamo P totale finale uguale m1 per meno m2 su m1 v2 più M2 V2. Da notare che abbiamo ricopiato il secondo termine della quantità di moto e al posto della velocità V1 abbiamo sostituito la sua espressione in funzione di V2, come riportato qui. Quindi al posto di V1 è comparsa questa espressione. A questo punto possiamo eseguire il prodotto, togliere le parentesi e vedere se c'è qualche semplificazione. Si nota subito che la massa M1 e la massa M1 a dividere si possono semplificare. Quindi rimane meno M1, scusate un errore, M2V2 più
M2V2. Da notare che adesso abbiamo a che fare con due vettori identici, a parte che per il segno che li precede. Per cui, trattandosi di due vettori opposti, si possono semplificare e otteniamo 0. La conclusione è che la quantità di moto finale è nulla, esattamente come quella iniziale. Quindi, definendo la quantità di moto come vettore, ci accorgiamo che nel problema dei due carrelli la quantità di moto calcolata all'inizio e la quantità di moto calcolata alla fine coincidono, hanno lo stesso valore, valore che in questo caso è nullo. Premetto che il fatto che la quantità di moto risulti nulla non è una legge generale, è legata al particolare problema che abbiamo esaminato, il problema dei due carrelli che inizialmente sono fermi. Però sicuramente abbiamo trovato un indizio per una nuova legge di conservazione, legge di conservazione della quantità di moto, che infatti nella prossima lezione verrà trattata in modo più completo e assumerà questa forma: quantità di moto calcolata all'inizio uguale quantità di moto calcolata alla fine in un sistema nel quale vengono rispettate alcune condizioni. Abbiamo infatti visto, per esempio nel caso della legge di conservazione dell'energia meccanica, che la condizione che deve essere soddisfatta è che le forze che agiscono nel sistema devono essere conservative. Qual è la condizione che deve essere rispettata per poter scrivere invece questa legge di conservazione? Beh, la condizione che deve essere soddisfatta è che nel sistema agiscano solo forze interne. Questo sarà più chiaro nella prossima lezione, quando tratteremo la legge di conservazione facendola derivare dalle leggi della dinamica. Però per capire cosa si intende per forze interne torniamo di nuovo all'esempio dei due carrelli. Nel caso dei due carrelli esaminiamo quali sono le forze in gioco. Ci sarebbero i pesi dei due carrelli, ma i pesi dei due carrelli agiscono verticalmente verso il basso e sono perfettamente equilibrati dalla reazione vincolare del tavolo su cui sono poggiati, che invece agisce verso l'alto e fa equilibrio. Banalmente, questa reazione vincolare è quella che impedisce ai due carrelli di cadere di sotto. La presenza del tavolo quindi rende irrilevante la forza peso. Togliendo le forze peso, quindi, rimane come unica forza di interazione fra i due carrelli quella dovuta alla molla. Ed è una forza che è interna al sistema, in quanto è una forza che il primo carrello esercita sul secondo e il secondo carrello di conseguenza esercita sul primo. Quindi le forze interne sono quelle che agiscono tra i diversi corpi che costituiscono un sistema. Se qui avesse importanza invece la forza di gravità è da considerarsi forza esterna, in quanto essa è dovuta alla presenza della Terra al di sotto del sistema. Per fare un controesempio, un esempio in cui cioè le forze esterne sono importanti e quindi non si può applicare la legge di conservazione della quantità di moto, esaminiamo ad esempio un problema in cui abbiamo un'arma da fuoco che lancia un proiettile. Il proiettile viene lanciato con una certa velocità, dopodiché, siccome è presente la forza di gravità che agisce verso il basso, il proiettile non segue una traiettoria perfettamente rettilinea, ma una traiettoria parabolica deviata verso il basso. Progressivamente il proiettile si muove sì in orizzontale, ma contemporaneamente cade. E allora non si può applicare la legge di conservazione della quantità di moto al moto di questo proiettile per il semplice fatto che esiste una forza esterna che agisce sul proiettile ed è la forza peso, la forza di gravità. Quindi, riassumendo, abbiamo definito una nuova grandezza chiamata quantità di moto che sembra, almeno nell'esempio che abbiamo esaminato, sembra obbedire ad una legge di conservazione, almeno quando nel sistema esaminato agiscono solo forze interne. Alla prossima lezione invece è rinviata la trattazione dettagliata del legame esistente tra questa legge di conservazione che vedremo nella sua forma completa e le leggi della dinamica che già conosciamo.